Eccomi, dottor Adil! Ci sono! Dottore, è in collasso. Ferma, veloce! Veloce! Allora, vuole firmare il consenso? Lo firmi, la prego. Non lo farò. Come no? Cosa significa? Significa che non autorizzo l'intervento. Cosa? No, non sono qui per salvarlo. Sono qui solo per dirgli addio. Cosa? Ferma, che sta dicendo? Ferma, che sta dicendo? No, no, aspettate. Forse è solo molto confusa. Ci parlo io. La prego. Aspettate. Ci parli. Non c'è più tempo. No. Fermo. 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 Ma dottore, sta morendo. È urgente. Bisogna operare subito. Non possiamo senza la firma. Non abbiamo più tempo. Il dottor Adil morirà così. Secrezione dalle narici. La pressione è troppo alta. Il liquido sta fuoriuscendo dal naso. Presto, presto. Dottore, la prego. Faccia qualcosa. La scongiuro. Dottore, la prego. Dobbiamo agire subito, dottore. D'accordo, venite. Preparatevi, veloci. La pressione intracranica è troppo alta, bisogna agire in fretta. Allora lo operiamo? Non abbiamo il consenso, useremo un tubo di drenaggio ventricolare. È l'unica opzione. Foriamo il cranio. Ali, preparati. Somministriamo del mannitolo, aumentiamo la frequenza respiratoria. Ferda, che cosa stai facendo? Sei impazzita? Lui non vorrebbe l'intervento. Ho solo rispettato le sue volontà. Allora perché sei qui? Per vederlo un'ultima volta. Dov'è il bar dell'ospedale? Ho bisogno di un caffè, sono ancora insonnolita. Un caffè? Tuo padre sta per morire, Ferda. E allora? Voglio dare un'occhiata all'ospedale. E comunque, ci sarebbe un volo che parte stasera. Tu non partirai. Partirò e come, invece? Solo che prima c'è una faccenda di cui mi devo occupare. Ali. Bisturi, lama 10! Ali, un'incisione al centro. Trapano. E preparate il tubo di drenaggio. Spostati, Ali. Trapano, sverti. Inizio. Procedo. Tieni. Herman, fa attenzione. Certo. Forza! Sta drenando, vero? Sta drenando! Sì, collega il tubo. Collegalo. Sì, dottore. Avanti così. Forza! Parametri? Pressione intracranica a 32.
È in calo. Bene. Ottimo. Perfetto. Trasferiamolo in terapia intensiva. D'accordo. Sono qui, dottore. Non si preoccupi, sono qui. Sono qui. A che cosa ti serve, Ali? Non capisco perché ti interessa. Vorrei sapere perché il vostro dottor Adil ha cresciuto lui e non me. Voglio soltanto parlarci, in realtà. Perché vorrei capire che cosa ha di tanto speciale che io non ho. Dici ancora il vostro dottor Adil è tuo padre? Mio padre? E allora dov'era mentre crescevo? Mio padre dov'era quando piangevo per lui? Per 25 anni non mi ha chiamata nemmeno una volta. Sai? Ferda, tuo padre sta morendo. Per me lui è già morto. E adesso in questo ospedale c'è solo una persona di cui mi interessa. Ali. Dov'è la figlia del dottore? Dov'è? Vengo con te, aspetta! No! No! Voglio parlarci da solo! Dottor Tanju, dobbiamo asportare tutto il tumore. Questa è soltanto una soluzione temporanea. Non basterà! Allora ottieni il consenso della figlia, altrimenti non posso agire. Mi dispiace, Fermano.